50 mista maschile. E si comincia con Michele Lamberti in prima frazione, si è dimostrato sempre super efficace anche nelle subacquee, conferma che arriva anche adesso con Michele Lamberti che è primo alla virata dei 25 metri, Kolesnikov che cerca di recuperare tutto in subacquea e lo fa, ma Michele Lamberti è sempre super efficace. Vediamo come si arriva al cambio adesso in acqua per l'Italia, Nicolò Martinenghi. Beh, ancora record italiano per Lamberti, altri 3 centesimi tirati fuori alla terza gara di giornata, fantastico. Record italiano per aprire la staffetta azzurra è Nicolò Martinenghi che va prima al recupero e poi al sorpasso nei confronti della Russia. Italia in prima posizione, Russia che contrattacca. Martinenghi ci riporta al comando, adesso tutto sulle bracciate e sulle gambate del bomber Marco Orsi. 33 centesimi sulla Russia per l'Italia. È stato molto difficile il cambio della rana perché ha cambiato la zampata sul tocco Martinenghi, è stato molto cauto e bravo Orsi a rimanere lì, per fortuna che la Russia ha avuto simili difficoltà. Molto schiacciato alla virata Marco Orsi che comunque riesce a mantenere l'Italia in vantaggio, 1:09:93, siamo sotto al limite del record europeo. Orsi meglio di Morozov che accusa 34 centesimi di ritardo ed ora c'è uno Zazzeri lanciatissimo, Italia in prima posizione, Russia che cerca di recuperare, deve stringere i denti qua Lorenzo Zazzeri perché siamo vicinissimi a una doppia impresa, medaglia d'oro per l'Italia, 1:30:14 è il record del mondo. Gara fantastica da parte degli italiani, fantastica dall'inizio alla fine, a cominciare da Lamberti, poi una frazione devastante di Martinenghi che ha fatto il break, fantastico anche Orsi in terza frazione, poi a chiudere uno Zazzeri che sembra non avere più limiti. Ora stai fermo lì perché finché non vengono ufficializzati i risultati sai come funziona con le staffette, virtualmente Italia, Russia e Olanda e adesso aspettiamo.